giovani, belle collaboranti rapite in Siria. Due giovani belle collaboranti rapite in Siria. Vedete che belle queste due ragazze, vedete quanto sono belle? Dio, che dolore per i loro genitori ora, che dolore. E queste due belle giovani ragazze erano andate in Siria come collaboranti in quella terra martoriata. Sono diversi anni che abbiamo la guerra in Siria. Queste due belle ragazze, belle, giovani, pieni di entusiasmo, pieni di altruismo, sono andate in Siria, sono state rapite. Pensate voi che tragedia per i loro genitori, pensate voi che tragedia per i loro genitori, cari amici. Vedete, ne parlano persino i giornali in prima pagina. Io questa mattina ho parlato qua al bar dei cinesi, ne ho parlato con tutti i lavoratori che vanno a lavorare al mattino presto. Ci sono i manovali, ci sono i pittori, ci sono gli elettricisti, tutti. Abbiamo parlato di questa situazione, vedete? Vedete, cari amici, vedete? E beh, purtroppo tutta questa gente, questo popolino che va a lavorare al mattino presto per guadagnarsi un tozzo di pane con la crisi che abbiamo. Mi hanno detto delle cose brutte, mi hanno detto delle cose brutte che io non posso ripetere. Io non posso ripetere le cose brutte che mi hanno detto, non le posso ripetere perché sennò mi cacciano via da YouTube. Però, con tutto rispetto, e io spero che tornino a casa il più presto possibile. Spero che lo Stato italiano, benché in crisi, possa pagare il riscatto. Spero tanto che lo Stato italiano lo possa pagare il riscatto, che tornino in casa sane e salve, tornino a casa sane e salve. E mi auguro che lo Stato italiano lo paghi il riscatto, lo Stato italiano. Però mi hanno detto cose molto brutte qua, gli artigiani qua, che tra le 6:30 e le 7 sono qua al bar dei cinesi, delle cose molto brutte mi hanno detto che non posso ripetere, perché se no, ripeto, mi cacciano via da YouTube se io ripeto quello che mi hanno detto gli artigiani. Beh, quello che vi posso dire è che mi hanno detto, è perché il popolo è fatto così, il popolo dice delle cose, il popolo, che non vengono dette sui giornali, perché sui giornali, si parla di cose elevate. Il popolo invece parla di cose basse, brutte, brutte, il popolino, il popolo bue, bue, bue. E mi hanno detto cose molto brutte, molto, molto brutte, ma non il popolino, cose molto brutte, brutte. Posso solo dirvi che il minimo che vi posso dire è che mi hanno detto che ci sono tanti, tanti vecchietti che sbaveno, hanno l'Alzheimer e hanno pure quell'altra brutta malattia, il Parkinson. Ce ne sono tanti con l'Alzheimer, col Parkinson in Italia, da accudire. Si può fare del bene pure andando ad accudire i vecchietti, le vecchiette che hanno il Parkinson e l'Alzheimer. E si può fare del bene senza andare in Siria, così mi ha detto il popolino, il popolo volgare, il popolo bue, senza andare in Siria, dove tra l'altro in Siria combattono con delle armi, belle armi, prodotte da stati molto avanzati, molto, molto civilizzati. E queste due belle ragazze, ma il popolino, a parte le cose orribili che mi ha detto il popolino, che io non posso ripetere, se no mi cacciano via da YouTube, c'è tanto bene da fare qua in Italia, c'è tanto bene, tanto volontariato, si può fare le collaboranti pure in Italia con i vecchietti nelle case di riposo, che si fanno la pipì e la popò addosso, si fanno. Il fatto è che se tu vai a fare la collaborante in un ospizio dove ci sono i vecchietti che si fanno la pipì e la popò addosso, non ci finisce mai sui giornali, capito? Non ci finisce mai sui giornali, capito? Non ci finisce. Magari io che cosa vi posso dire? Che esistono due mondi, esistono due mondi.
è il mondo del popolo bue, il popolo bue, il popolo bue, il popolo bue è il mondo della cassa stampata, e quello che pensa il popolo bue non viene riportato sulla carta stampata, capito? Non viene riportato sulla carta stampata. E per cui adesso auguriamoci tutti che torni in Italia sane, salve, e che lo Stato non faccia il tirchio, tiri fuori la somma per il riscatto, capito? Tiri fuori mi raccomando, che tornino a casa sane e salve, capito? Sane e salve, ok? Ok? Io ho ripetuto solo una parte di quello che mi ha detto il popolino. Ma il popolino lo sapete, no? Il popolino, se tu ti resta al popolino, non ci sono più gli ideali, i valori non ci sono più. Va bene, cari amici, grazie, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.